Allora ragazzi, comincia l'avventura a Palermo Comic Convention 2023. Questo è il mio stand dedicato a Candy e Georgie, in onore di Yumiko Igarashi, ospite della manifestazione. La mostra è più ridotta rispetto a quella del 2016 e ovviamente per via dello spazio disponibile e delle vetrine disponibili. E poi ho deciso di fare una scelta di oggetti diversa. E nel 2016 esposi principalmente merchandising italiano, e stavolta, anche perché la Igarashi lo ha già visto, ho preferito esporre merchandising originale giapponese e soprattutto illustrato con le illustrazioni della Igarashi. Ovviamente qualcosa di italiano c'è, non poteva mancare il barattolo Sprint e anche gli album e anche altre cosucce. Adesso vi faccio vedere tutto. Allora, questa è la prima vetrina. Abbiamo qui principalmente merchandising italiano, il barattolo Sprint, che al momento in Italia è l'unico reperito con tappo blu. Al momento si è trovato solo questo con tappo blu, ripeto, assolutamente con l'etichetta originale. E poi abbiamo il catalogo di Candy della Polysteel, un altro catalogo più piccolo sempre della Polysteel, il catalogo Fabri, eccolo là, il sacchetto delle patatine Crick Croc con tre omaggi che erano all'interno delle patatine, una bambola di Candy della Polysteel, e poi qui abbiamo una piccola agendina giapponese e due card telefoniche giapponesi. Qui sotto abbiamo gli album di figurine italiane di Candy, il primo album della Panini, il secondo e il terzo nelle due versioni, con la scritta Dolce Candy e Candy Candy, più il box completo con tutte le bustine. E abbiamo le bustine di tutti gli album, più l'album delle edizioni blu, sempre con bustina. Scendiamo ancora. Abbiamo gli LP giapponesi, 1 e 2, 45 giri, eccolo qua, 1 e 2, e un mini CD di Candy e Lulu, e un CD audio di Candy Candy 92. Sotto abbiamo un pallone da spiaggia, due borse di plastica, e adesivi vari, ecco qua, una piccola borsettina, penso che siano cappucci per penne o matite, e una valigetta con vari accessori, sempre originale giapponese. Seconda vetrina, qui abbiamo il playset della bambola di Candy nella vasca da bagno, eccola là, e il playset del carretto dei popcorn, delizioso, con la sua scatola, eccola là. Qui abbiamo una bambola di Candy della Polysteel, eccola qua, si vede meglio, scusate per i riflessi, e là un block notice giapponese. Scendiamo, qui abbiamo la nuova bambola di Candy giapponese che ho comprato a Nakano proprio un mese fa, quindi una new entry, con la sua scatola. Questa è un'altra bambola di Candy giapponese e quella è la bambola francese. Carta da lettere e carta da lettere, entrambi giapponesi. Qui abbiamo due confezioni di card, queste sono le scatole, due cartoncini grandi che si trovano all'interno e tutte le card con le varie bustine, portamonete, vedete? E qua un bellissimo set da picnic di Candy. Bicchieri, piattini, tovaglioli. Alzo il volume perché hanno acceso la musica, quindi non si sente un tubo. Ok, terza vetrina. Abbiamo gli artbook originali giapponesi di Candy, eccoli là, uno e due. E poi due libri cartonati.
questo è un mini book, anche quello è un mini book. Un altro libro è in questo caso spillato di candy giapponese, e anche questo che contiene principalmente piccoli adesivi, se non mi ricordo male, sì. Scendiamo, la valigetta di candy, adesivo, qui abbiamo un cartoncino pubblicitario, questo è un pamphlet e due album da colorare, uno è di Candy Candy 92 e questo è un quaderno, dentro ha fogli bianchi. Qua abbiamo un poster, eccolo lì, un cartoncino, questa è una confezione di cartoline della Toei, c'è anche Candy all'interno, eccola qua, e queste tutte cartoline di Candy della Igarashi con sue illustrazioni. E qui in fondo abbiamo un altro artbook dedicato alle opere della Igarashi, principalmente Mamie Angel, che troviamo anche in copertina. Questo è il libro rivista uscito per il 40° anniversario della Igarashi con pochette allegata, e questo è il manga giapponese di Candy in 9 volumi. Quarta vetrina, qui abbiamo l'album di figurine italiano di Giorgi, qui potete vedere la cover, qui ne abbiamo un altro dove potete vedere le figurine sprint, e questo ancora un altro dove vediamo la cartolina del concorso di Loop, si potevano vincere 1000 peluche di Loop, e questo è proprio uno di quei 1000. Pensate che al momento in Italia ne sono stati reperiti solo 3 di questi peluche, e questo è uno di quei 3. Bustine di Giorgi, e quella è la cartina che si trovava all'interno delle tavolette sprint, rarissima. Piccolo mazzo di carte di Giorgi. Scendiamo, bambola di Giorgi giapponese in scatola, libro cartonato, un altro libro cartonato, e l'artbook con l'illustrazione della Igarashi. Questo è il box DVD della Yamato Video, e questo è un gioco di card giapponese. Scendiamo ancora, abbiamo manga giapponese di Giorgi in 3 volumi, un album da colorare, un gioco, il braccialetto repro di Giorgi uscito in Italia alcuni anni fa, CD giapponese di Giorgi, porta monete e un block notice. E qui in fondo abbiamo una tavoletta gonfiabile da spiaggia, il manga italiano di Giorgi e l'LP giapponese. Ultima vetrina, questi sono tutti oggetti che ho acquistato al museo di Yumiko Igarashi a Kurashiki in Giappone nel 2009, quando l'ho visitato. C'è ancora il biglietto d'ingresso, il volantino. E questo è tutto merchandising acquistato all'interno del museo, principalmente con Princess Rose, il clone di Candy. Scendiamo, il cartoncino con l'autografo delle Igarashi che mi ha fatto ad Etna Comics 2016, un'illustrazione di Mamie Angel. Qui abbiamo varie cartoline acquistate al Japan Expo, sempre con l'illustrazione delle Igarashi, principalmente sempre di Mamie Angel. Quelle altre cartoline acquistate ad Etna Comics, carta da lettere di Princess Rose, lì una cartellina con altre illustrazioni delle Igarashi e un adesivo sempre di Mamie Angel. E qui abbiamo le edizioni italiane dei vari manga delle Igarashi: Mamie Angel, Coron de Pockle, Rose Josephine, Anne e Anne e Anna da capelli rossi. E là abbiamo una ciambella di Giorgi da spiaggia e un pallone da spiaggia. E poi non potevo non esporre il mio abito di Giorgi, che ho indossato proprio ad Etna Comics 2016. E vabbè, inutile indossarlo nuovamente, la Igarashi lo ha già visto, abbiamo già delle foto insieme, quindi ho preferito esporlo su un manichino. E ho anche appeso una foto scattata da Etna Comics 2016, proprio quel giorno, insieme alla Igarashi. Ecco qua.
Poi ho messo anche un monitor dove vengono riprodotti in loop, quindi in continuazione, e i pezzi migliori dei miei video di YouTube dedicati a Candy e Georgie. E qua sul tavolo abbiamo i bigliettini da visita, ovviamente, e un po' di cartoline con le mie foto cosplay preferite. Thank you.
ci vedi questo così, no? Con tutti i cuoricini. Thank you.
fatto l'immagine per farlo. In realtà non lo so più, perché ne ha fatti così tanti, praticamente la mano quando si è tornato. Diciamo che nel momento in cui faccio questa testa veloce alle fiere, a prescindere dal personaggio. Poi ci sono persone che usano un po' meglio dal basso e meglio dall'altro, però bene o male è quello. Questo spedimento sì, penso di averne fatti veramente centinaia. Vado naturalmente nel denaro. Thank you.
ありがとう。